Zebre Cardiff 30-34 per i gallesi. Fabio Roselli capo allenatore, Enrico Lucchin capitano in conferenza stampa. Con chi partiamo, Cacio? Vuoi partire tu? Sì, parto. Non mi aspettavo comunque una mischia ordinata così deludente, quindi secondo me ha influito in qualche modo quel corso lì. Noi ce l'aspettavamo perché è la storia delle zebre di quest'anno. È proprio la prima Cioè, volta che la vedo così andare no, indietro così. soffriamo spesso, concediamo penalti. È chiaro che poi touche in drive dobbiamo fare sicuramente meglio, ma Ormai. lì davanti abbiamo, ripeto, gente giovane che ha bisogno di lavorare tanto, fare esperienza, ma in questo momento sono meno forti, siamo lì davanti meno forti degli altri, però a livello di gioco, cioè la frustrazione è che a livello di gioco è competitivo, quindi questa per noi questa è la storia di questa stagione. Avremmo il piacere di vedere una squadra che gioca questo tipo di modello con una mischia, non dico dominante, ma quantomeno stabile e cambia la vita. Cambia la vita. Quindi non è per incapacità, è che sappiamo, lo sapevamo all'inizio, abbiamo gente giovane, deve mettere su peso, deve mettere su esperienza, deve Esperienza, diventare quindi. uomo, perché lì davanti non è una cosa semplice. Però quello ha fruttato 3 metri da drive, è una quarta, quindi sul risultato pesa tanto. Pesa tanto. Guardate, guardiamo l'Under 20 come un pacchetto che ha dominato il 6 Nazioni, cambia la vita. Quindi lo sappiamo, è un po' la nostra storia. Però te con i tuoi tre quarti comunque avete lottato fino in fondo, avete anche creato diverse opzioni offensive. Sì, insomma, siamo contenti come sta andando i tre quarti durante l'anno, insomma, in generale. E sono contento per gli avanti perché è vero, abbiamo dei problemi in mischia. Ho giocato pochissime mischie a favore, mi sembra quasi tutte contro, tra l'altro. Però hanno risolto i problemi in touche che avevamo, hanno vinto quasi tutte le nostre touche. Che insomma è un grande passo in avanti rispetto alle ultime due o tre uscite e questo ci ha anche permesso di stare comunque in partita. Quindi su questo bisogna fargli i complimenti. E anche metodo drive Sì, dopo metodo tanto tempo. drive, sì, infatti. Sì, assolutamente, che insomma è tanto che. Quindi su questo bisogna fargli dei grandissimi complimenti perché serve tutta la squadra, se no sappiamo quanto importante sia il gioco degli avanti. Però Però insomma, 34-30. però peccato perché io penso che abbiamo un po' sofferto sia la parte centrale sia del primo che del secondo tempo, perché entrambi, cioè sia iniziato del primo che del secondo tempo, abbiamo iniziato bene segnando per primi e poi abbiamo avuto dal decimo minuto, quinto decimo minuto al 25esimo e dal 45esimo al 65esimo. Abbiamo sofferto tanto, siamo anche sotto pressione. Io penso che una cosa che in generale possiamo fare meglio è che, come gestione della partita, quando vediamo che le cose non girano, perché ci sono momenti in cui sei più sotto pressione, momenti in cui invece metti tu sotto pressione, quando siamo noi sotto pressione e prendere zero rischi, andare di là e una volta che riusciamo a invertire la pressione, iniziare a prendere qualche rischio. Che sono quei momenti in cui loro stanno bene, si sentono confidenti, noi siamo sotto pressione, in cui ti viene davvero poco di quello che provi, e quello è il momento di prendere zero rischi nel nostro campo, andare di là, e su questo sono stato un po' peccato a livello di gestione della partita, insomma. Sì, Enrico ha anticipato quello che devo dire, appunto, le fasi un po', diciamo, difficoltose, soprattutto quella del secondo tempo di più, perché lì su loro hanno fatto il gap, il break decisivo, insomma. Però Fabio diceva praticamente la mischia è un film già visto, no, di quest'anno. Viene a dire che è il film già visto anche nel finale, nel senso che avete in 14 loro, gli ultimi 10 minuti, 3 palloni, rosso dei 22, 3 palloni persi. Poi è vero, se quei due pali andavano dentro, però No, e no, lì no. diciamo che insomma ci sono tanti comuni, perché per più di un'ora, almeno un'ora, avete giocato un buon rugby comunque. Paolo, cioè la storia, sì, le partite sono così. È chiaro che quando arrivi vicino col risultato ti puoi aggrappare al penalty, alla trasformazione, o semplicemente a degli errori di gestione di palla, A tutti i singoli episodi, esatto, sì, certo. che però
in 80 minuti ci sono da parte di tutte e due le squadre, non è che qui vengono squadre, cioè vengono squadre con grandi giocatori che anche loro commettono degli errori. Quando sei vicino al risultato e non hai una mischia, insomma, dove, cioè, la mischia pesa tanto, sì, perché appunto anche in quel periodo lì è vero, sono d'accordo con Rigo, in alcuni momenti, proprio perché siamo consapevoli che lì davanti, no, magari un errore di troppo, magari ecco un passaggio avanti, chiedi mischia, prendi penalty, difendi, fai fatica ad uscire, però quegli errori lì secondo me fanno parte della partita. Ripeto, no, queste zebre quest'anno con una prima linea più esperta e più consistente, per noi, cioè, cambiano tanti risultati. E quindi poi, siccome non è così, rimaniamo aggrappati a quello che può essere trasformazione, ripeto, il penalty, o come dici tu, Enrico, anche magari una gestione più efficiente, va. Però se noi andiamo a guardare, vi ripeto, le tre mete da drive che prendiamo vengono da penalty, mischia, fanno in touche. Per la difesa del drive possiamo fare un po' meglio. E lì è dove comunque anche lì stiamo lavorando tanto. Ma è in prima linea, non è per incapacità dei ragazzi. Quando sei troppo giovane devi mettere su peso, devi diventare uomo, devi capire le dinamiche dell'affrontamento di difesa. Hai bisogno di tanto tempo e non sai nemmeno se esploderà. Cioè, immaginiamo se avessimo un Fischetti o già la prima linea dell'Italia, che comunque si è dimostrata per buon parte delle nazioni competitiva, no? Cioè, in termini di risultato, allora poi non vai più a vedere magari l'errore del singolo giocatore, che ci sta in una partita, essere impeccabili. I due piazzati sul palo li metto a parte, sì, non li considero neanche. Sì, no, però io sono d'accordo con te, nell'economia se vanno dentro... No. Certo, cioè, anche perché poi comunque c'è da dire che da uno... Però devi guardarli insieme. Esatto, io guardo l'insieme. Noi dello staff, siccome proprio sapevamo, cioè noi siamo orgogliosi dello stile di gioco che questi ragazzi riescono a giocare, di quanta energia mettono in campo, nonostante anche loro, immaginate loro, 15 giocatori che c'erano avanti e devono fare la mischia e sanno, porca miseria, adesso qui soffrirò, perché lo sanno, lì davanti lo sappiamo. E quindi, ragazzi, io ripeto, queste zebre che capaci di giocare questo gioco, anche oggi in difesa hanno giocato tante situazioni molto più efficaci che in passato. Quindi io immagino queste zebre con una prima linea, e ripeto, senza togliere i nostri, perché non sto parlando di incapacità, sto parlando semplicemente che sono giovani, troppo giovani. Abbiamo anche cambiato, come sempre capita durante la settimana, due sostituzioni dai 23, perché facciamo gli auguri ad Eric Ronge, che la moglie ha partorito, quindi è diventato papà, si è infortunato Tony Rizzi, ma non ha cambiato il modo di giocare e non ha cambiato l'equilibrio del modello di gioco. Quindi questo, di noi siamo orgogliosi. È chiaro che siamo non soddisfatti del risultato, ma sappiamo anche perché non viene in questo momento il risultato, perché lì davanti non siamo a livello in questo momento. Sì, io su questo penso che ognuno deve pensare a quello che può controllare lui. Cioè, la prima linea pensa: ok, abbiamo forse sofferto un po' stasera, è vero, loro pensano a loro, però ognuno dei 15, dei 23 anzi in campo ha sbagliato qualcosa, quindi chiunque non è di prima linea ha sicuramente sbagliato qualcosa anche lui, qualche scelta potrebbe essere molto più precisa da parte di tutti, e come dici tu, è vero la mischia ha sofferto, però per esempio più banale, se i calci entrano, se altre due scelte sono giuste, se prendiamo due palloni in meno, se l'ultima azione non perdiamo la palla, 15-14, insomma, nonostante tutto, cioè, eravamo lì, non è finito, cioè, eravamo in partita e le occasioni per vincere le abbiamo avute, e quindi la prima linea, ognuno di noi deve pensare, insomma, a quello che può stimare lui stesso per crescere.
Mi ha fatto piacere la meta di Crumo, perché credo sia la prima dopo tanti anni che è qui, l'ho visto quando ha preso l'incrocio con Bambini, ho detto, ma chi è quello là che corre? Bellissimo. È stata bellissima, una bella azione, insomma, anche per lui. Seguita bene, studiata le strategie, bello, bei gesti, seguita bene, ripeto, per me, noi siamo, lo staff è fiero di come riusciamo a giocare. Sappiamo quali sono le aree che dobbiamo migliorare, speriamo di riuscire a far crescere velocemente in queste aree. Volevo dire a proposito dello stile di gioco che ancora una partita a due punti e nonostante questa stagione senza vittoria abbiamo fatto più punti della scorsa con una vittoria, perché la scorsa è chiusa 9 punti in classifica, questa è chiusa, per ora mancano, e ancora mancano due partite e per ora siamo a 10, quindi da questo punto di vista, cioè, se uno guarda i punti in classifica è un passo in avanti rispetto alla scorsa. Ci sono tanti. Allora, quando fai una stagione così è difficile dall'esterno, e anche forse più difficile per i giocatori rendersi consapevoli di quali sono i miglioramenti. Però vi dico, ragazzi, in tutte le aree ci sono dei miglioramenti veramente importanti. Però è chiaro che non basta per ottenere le vittorie, non è che non stiamo lavorando per ottenere le vittorie, certo ci sono delle scelte, delle volte che magari influenzano tanto, però vi dico che un'organizzazione e c'è gente che veramente ci mette tutto per cercare ogni giorno di migliorare questi aspetti, di aiutare il giocatore a sbagliare meno, di renderlo più efficace, di avere un'organizzazione migliore, di avere delle logistiche che sono più efficienti. Quindi di questo io sono fiero. Di questo sono fiero perché è chiaro, dall'esterno non si vede, però dall'interno non lo viviamo. Roberto? Beh, a volte si è visto nel secondo tempo una grande reazione di carattere e una trasmissione di palla non indifferente, quindi è stato un gioco molto piacevole da vedere dagli spalti. La prima cosa che ho detto anche stasera, ragazzi, è quando una squadra gioca e trasmette così tante emozioni all'esterno, cioè è una grande vittoria questa con il loro stile. Okay? E questo, ripeto, non vuole dire che a noi non interessa la vittoria, assolutamente no, ma è una base importante, soprattutto perché noi sappiamo bene qual è la realtà del roster Zebre, lo sappiamo, quindi ripeto, se avessimo qualcosa di più esperta e stabile lì in prima linea, senza togliere, ripeto, cioè noi amiamo i nostri giocatori che cresceranno, però senza togliere questo, ma se avessimo qualcosa di più sarebbero cambiate tante partite in termini di tabellone, e quindi di questo ancora siamo orgogliosi. No, poi tre pali è stata dura da digerire, eh? No, magari quello che poi un po' di fortuna, palo dentro, no, palo fuori. No, su due avevo pensato palo, prendi e merda, perché sai, delle volte però una fanno avanti, poi sì, calcio contro perché protesta, quindi insomma qui abbiamo una bella cosa, facciamo la calciamo in tuccio, abbiamo l'opportunità anche di giocare vicino alla linea di meta senza andare in tuccio, ci siamo andati vicino, insomma. Sono d'accordo con Enrico, insomma abbiamo cose su cui lavorare per migliorare e lo faremo. Ma anche perché se tu guardi le statistiche prima della partita tra voi e Cardiff, mete praticamente lo stesso numero. Alcune statistiche sono i clean breaks meglio voi di loro, per dire, però poi la differenza è enorme sui punti subiti e sui turnover concessi. Quindi vuol dire che insomma in certe aree, in certe situazioni non siete lontani da una squadra che lotta per il playoff. No, ma la conquista pesa tanto, no? Noi quest'anno abbiamo concesso tante mete da drive,
e se andiamo a vedere le partite vi dico chiaramente, perché è una delle frustrazioni un po' di noi allenatori, in mischia soffriamo spesso e concediamo penalty, touch a 5 metri, bam, drive e subiamo meta. Quindi se andiamo a vedere questo, io sono fiero, perché anche oggi a livello di disciplina la maggior parte dei penalty concessi vengono dalla mischia, siamo stati a 9 penalty o 10, quindi abbiamo fatto un grosso miglioramento. 10 in tutto? Sì, abbiamo fatto anche lì un grosso miglioramento. C'era persino anche l'entusiasmo nel pubblico, che ormai cominciamo a abituarci, che c'è anche tanto seguito. È quello che dico, un pubblico che sostiene una squadra che perde sempre, non è facile, non c'è, ci deve avere un motivo perché viene, ok? Sicuramente perché anche negli uffici lavorano bene, ma anche perché soprattutto la squadra, come gioca, trasmette qualcosa, sì, sì, qualcosa a livello emotivo, e questo li tiene attaccati. E per me, per noi allenatori, questo comunque è un buon punto di partenza e ci rende orgogliosi. Enrico, qualcos'altro da aggiungere? O? Abbiamo recuperato Dave Sisi, che ha fatto un recupero impressionante, quindi merito suo, che ha lavorato duramente, merito di tutti i ragazzi e le persone che hanno lavorato per questo recupero veloce. E poi ripeto, un'altra cosa che è capitata spesso quest'anno, sarà capitata 5, 6, 7 partite durante la settimana, per motivi diversi, spesso cambiamo uno, due o tre giocatori addirittura, e mai si è rotto l'equilibrio, e questo vuol dire che dal primo all'ultimo giocatore lavorano bene, con più o meno qualità e capacità, ma cioè, l'equilibrio non viene così fortemente meno. Va bene. Buon terzo tempo. Grazie Enrico, grazie. Fabio. Grazie. A tutti. Io. Sì. Chiudo. Vai Marino, vai. Ho due ma facili, io farò.